lavoro nelle associazioni industriali e seguo questo progetto, diciamo, che raggruppa diverse, diciamo, diverse istituzioni. E quindi è forse un po' l'unico che ho visto in mattinata che non riguarda realtà omogenee, perché riguarda imprese, ma riguarda anche istituzioni. Istituzioni che vanno dalla provincia, seppur un po' in remissione, come tutte un po' le province d'Italia, che non sanno ben domani cosa faranno, ma insomma al momento c'è. Riguarda ad esempio l'ARPA, un soggetto, l'Agenzia Regionale della Protezione Ambientale, di cui soprattutto le imprese hanno imparato ad aver paura, adesso invece stanno, diciamo, vincendo la diffidenza, vedono che è anche un soggetto tecnico che può dare un aiuto. Abbiamo comuni, più comuni, e quindi diciamo è un soggetto con più, più esperienze. E abbiamo sostanzialmente due, diciamo, compiti che possiamo raggiungere, più o meno minimalisti a seconda un po' della, anche del periodo e di quanto in attacco o in difesa giochiamo. Il primo è quello di far parlare soggetti diversi, che, scusate se poco, oggi ognuno, ogni comune, ogni istituzione, ogni azienda è impiegata un po', impegnata a salvaguardare il suo, a vivere un po' la giornata e a portare avanti i propri obiettivi, magari duplicando gli sforzi, magari facendo delle cose che qualcun altro ha già fatto. Secondo è istituire un tavolo, che forse quello è un po' il vero, diciamo, punto di sfida del progetto, che è quello di fare la programmazione un po' del territorio, perché abbiamo sentito prima che in Piemonte si è parlato di EMAS come strumento di programmazione di quello che si vuol fare nel territorio. E in un territorio come il nostro, in questo comitato che è assolutamente tecnico, scientifico, quindi è privo di qualsiasi connotazione politica, capire in una zona industriale se vogliamo installare una nuova realtà metalmeccanica, chimica, farmaceutica o di qualche altro tipo, lo decide questo, diciamo, comitato, dove da, diciamo, la, si fa una valutazione di impatto ambientale, di quanto quei recettori sono stressati, perché ad esempio in una zona industriale dove ci sono tre vetrerie forse è meglio che si metta un pastificio piuttosto che un altro tipo di impresa. E diciamo, questo tipo di attività poi porta anche a ampliare un po' il passo. Ad esempio ci siamo accorti che in questo tipo di gruppo, di comitato, mancava ad esempio l'azienda servizi sanitari, che abbiamo portato a bordo, in quanto è l'azienda servizi sanitari che esprime poi il parere sulla sanità pubblica, quindi dice sì, l'ambiente è importante, ma anche la salute va contemplata, e ci mancava un po' all'interno di questo piccolo gruppo che gestisce il comitato. Abbiamo portato dentro anche la scuola, cercando anche lì di coniugare un binomio vincente, perché diciamo i ragazzi hanno imparato, avvicinandosi un po' a noi, un po' all'ARPA, che è anche una molta preparazione dal punto di vista tecnico-scientifico di misurazione degli inquinanti, che ambiente può far rima con sviluppo, può far rima con tecnologia avanzata. Questo è mica banale, perché i ragazzi della terza, della quarta, della quinta liceo o istituto tecnico hanno imparato dai professori dell'università che forse l'ingegnere di domani sarà quello non che progetterà il miglior quattro tempi col motore a scoppio efficiente che alle 3 del pomeriggio di sabato ci rovinerà il riposo e farà puzza, ma sarà quello che riuscirà magari a funzionare da solo senza il bisogno dell'uomo, perché con degli algoritmi si riesce a far funzionare da solo, e magari sarà quello che sfrutta l'energia solare accumulata diciamo il giorno prima attraverso dei sistemi, sarà quello che riuscirà a far andare le reti in maniera da non creare congestioni e quindi a rendere l'energia che si produce in maniera rinnovabile disponibile. Ecco, anche questi piccoli orientamenti poi diciamo sviluppati anche da un altro soggetto che ci viene vicino e che diciamo ci aiuta, che è il polo tecnologico, un piccolo polo tecnologico, ma insomma in una provincia come Pordenone piccolo è quello che serve, c'è la possibilità appunto di fare appunto anche quello che è una piccola industria verde, industria quindi della conoscenza, dei brevetti, dell'innovazione.
Chiaramente non sono tutte rose e fiori, perché diciamocelo subito, perché non piace tanto l'EMAS? Perché è difficile da ottenere, perché è serio, perché non è che si fa così, si fa in serata una chiacchierata. Poi c'è l'istituto di certificazione e poi c'è il comitato. E il comitato, insomma, li conoscete, insomma, non sono farine da far ostie. Se si fa, si promuove, se no si torna a settembre. E quindi, diciamo, lavorare, come diceva qualcuno, stanca. Si è parlato anche di incentivi. Il dottor Parrini mi ha detto, se nomini la parola incentivi finisci l'intervento male. Ma io gli chiedo ai comuni gli incentivi, perché avete parlato voi gli incentivi a vostra volta, ma potete fare cose molto semplici, anche di facciata se volete, ma che fanno piacere a chi fa un percorso verde. Ad esempio una tariffa di igiene urbana scontata come coefficienti per chi riduce i rifiuti con il progetto EMAS. Le regioni possono dare un incentivo anche qui riducendo i canoni idrici delle derivazioni da pozzi piuttosto che da laghi a chi fa questo tipo di politica, perché se ti lascio più acqua in falda, se ti lascio più acqua, diciamo, nei bacini, quella che prelevo fammela pagare un po' meno. Sono anche cose, se volete, che costano poco, perché non è che abbiamo numeri impressionanti di aziende certificate EMAS, ma danno anche un po' quel pungolo, quell'incentivo, anche se volete morale, che può essere messo vicino a quello che si diceva anche stamattina, molto intelligente secondo me per le realtà turistiche, meno per le industrie, di fare una sorta di celebrazione, di riconoscimento sociale per chi ottiene questo tipo di certificazione. È chiaro che un'attività turistica, fare una bella conferenza stampa una volta all'anno, forse non era mai venuto in mente a nessuno, sicuramente quando si consegnano le bandiere EMAS potrebbe essere sicuramente appetibile. Per l'industria un po' meno, molte lavorano anche per contratti internazionali, insomma, dargli la bandiera EMAS a uno che produce bulloni piuttosto che componenti d'arredo, insomma, in una cerimonia pubblica, così. Però fatta a livello locale, a livello provinciale o comunale, sicuramente l'imprenditore che si dà da fare, che fa qualcosa di più degli altri, che arriva a un vaglio molto importante, che è quello del comitato EMAS, diciamo, gli dà un ritorno dell'investimento non tangibile ma spirituale, morale, che insomma sicuramente lo premia e fa fare poi tam tam e pubblicità. 7:50, penso di aver detto tutto. No, è stato bellissimo, perché ho messo il contatore lì sul telefonino, per cui quando questo pigliasso ha detto basta, ho finito il mio tempo. Fondamentalmente. Grazie Barin. Due cose le devo dire, nel senso che hai detto l'EMAS è serio, nessuno aveva mai messo in discussione la serietà di EMAS, fondamentalmente. Il fatto che ce lo ribadisci è per noi importante, ma comunque, diciamo, è nelle nostre cose. La parte comunicazione, diciamo, o meglio, premiare una buona comunicazione, premiare un qualche cosa che possa effettivamente andare in questa direzione. L'hai detto te, ma c'è stato anche prima il comune che lo ha detto. Devo dire che potrebbe essere per noi un'idea, quello di ad oggi magari noi abbiamo premiato le migliori comunicazioni in termini di dichiarazione ambientale, potremmo pensare a premiare anche i modelli di comunicazione, non solamente di direzione ambientale, ma altri modelli, purché lo veniamo a sapere, perché se lo veniamo a sapere dopo ci diventa difficile poi premiare a posteriori un qualche cosa. Quindi sono d'accordo sul fatto di premiare la comunicazione, sono d'accordo di premiare la comunicazione efficace, perché anche questo qui, perché non tutte le comunicazioni poi sono efficaci, sono le comunicazioni che sono fine a se stesse, ma non hanno nessun tipo di efficacia. Grazie comunque per lo stimolo.